I chase. Hi guys, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è il Riflap. E oggi volevo vedere con voi questa cosa che c'è qui sotto all'acquario, che non molte persone conoscono o sono a conoscenza che sotto un acquario marino ci sia tutto questo. Quindi mi siedo a terra e lo vediamo insieme. Vediamo un po' cosa vivono la SUMP, quali sono i differenti tipi di SUMP e di cercare di impostarla al meglio. Come sempre, raga, non sono un esperto, vi faccio vedere quello che io ho appreso e comunque ho letto sui vari libri. E niente, mi siedo e lo vediamo, dai. Ok ragazzi, allora questa è la mia SUMP. Adesso la vediamo nello specifico. Partiamo dalle basi. Proprio, un attimo, sto mettendo a posto il tubo dell'acqua d'osmosi che sto riempendo. Ah, parlando anche di acqua d'osmosi, adesso ve lo faccio vedere. Siccome c'era un suscrittore che mi diceva di controllare l'acqua d'osmosi per queste alghette qui, che come vedete stanno diventando bianche, quindi significa che stanno morendo, perché queste alghette erano marroni e adesso stanno diventando praticamente bianche, e come potete vedere, forse si vede meglio da qui, stanno sbiancando e automaticamente morendo. E prendo, andiamo nel mobiletto dell'acquariologia e TDS, eccole qua. Allora, questo è il lettore TDS, ok? Penso che molti sapranno di cosa sto parlando. Ok, buttato tutto lì a terra. Ok, praticamente questo legge i solidi disciolti nell'acqua. Ok, il totale di solidi disciolti nell'acqua. Quindi adesso andiamo a leggere. Vi dico che un buon livello di TDS è inferiore alle 0,05 parti per milione o 5 parti per milione. Quindi, scusate, andiamo a vedere quanto c'ho nell'acqua di riposizione. Si mette più o meno in questa, a questa distanza nell'acqua, questi 3 cm, diciamo questi 2-3 cm, e c'ho 001, 002, muoviamolo un po', in modo che vediamo se ci dà una lettura corretta, 001 ppm, quindi 1 ppm di TDS, di solidi disciolti nell'acqua. Nel mio impianto d'osmosi ho, un attimo solo, spengo tutto e metto a posto. Nel mio impianto d'osmosi ho 5, è da 5 stadi o 5 tappe. La prima tappa è una tappa di sedimenti, quindi ritiene sedimenti da 5 micron se non mi sbaglio. Poi c'ho una seconda tappa e una terza tappa di carbone attivo, uno in blocco, uno in granulato. Poi mi passa l'acqua nella membrana, quindi che questa è la quarta tappa, una membrana da 50 GPD, quindi galloni per litro sarebbero, o galloni per giorno, gallon for day, per day. Che più o meno credo che siano 200 litri d'acqua al giorno se non mi sbaglio. Non c'ho una pompa di mantenimento o di messa a pressione dell'acquario, anzi ora lo faccio vedere sul tubetto che parte dalla cucina. Eccolo qui, questa è la membrana, l'impianto della Ottima, quella che si utilizza per gli impianti d'osmosi di casa normali, domestici, e collegato direttamente qui con la sua valvola. I tre stati che vi dicevo prima, di cui vi parlavo prima, la membrana da 50 GPD, e poi l'ultima che è una retina, non so se la riuscite a vedere, vediamo se riesco a fare l'inquadratura migliore, se è meglio togliere questo casino. Ma la faccio vedere così, tanto si vede. Questa resina è una resina dell'Aquaforest,
ok? È una resina antisilicati e antifosfati, mi toglie anche i materiali, i metalli pesanti dall'acqua dell'osmosi. Quindi questa è una quinta tappa o quinto stadio aggiuntivo che ho comprato io a parte. Vi faccio vedere anche la resina di cui sto parlando, resina che poi questi sono appunto così cose d'acquariofilia che uno scopre dopo. La resina è qui, ok, e questa resina qui dell'Aquaforest Demineralization Resin. E vediamo se c'è italiano, dovrebbe esserci Aquaforest, figurati se non c'è italiano, vende tantissimo in Italia, ok. Resina, vabbè, di elevata qualità, destinata all'acqua demineralizzata, utilizzata nei filtri d'osmosi inversa, principalmente come ultima tappa di purificazione, infatti ce l'ho come ultima, però appunto ci dice non adatto per il consumo umano, contiene benzene, detergenti, vabbè, comunque cose che ci fanno sì che ci tolgano dall'acqua, diciamo, i minerali che non ci interessano. Sto utilizzando questa per adesso, però come vi stavo dicendo, in commercio, se andate in un qualsiasi diciamo negozio che si occupi comunque abbia anche acqua d'osmosi, vi danno una resina di demineralizzazione che appunto ha il costo della metà di quello che ha una resina per acquariofilia marina, e appunto risparmiate un 10-15 euro che si può utilizzare tranquillamente quella. Infatti la prossima compra, siccome di solito questa va cambiata ogni 6-7 mesi, dipende appunto dall'usura che poi diamo noi sia all'impianto d'osmosi che alla resina e dal tipo di qualità di acqua che passa dentro l'impianto d'osmosi, questa cambierò, diciamo, la potrò utilizzare per altri 6 mesi, poi fra un anno comprerò direttamente in un negozio appunto che si occupi anche di acqua d'osmosi, la pagherò la metà e mi darà gli stessi risultati. Questo è testato e provato anche da altri acquariofili. E torniamo alla Samp, che dovevamo parlare di quello, mi sono perso parlando dell'acqua d'osmosi, che sapete che comunque è alla base del nostro acquario marino. E niente, iniziamo dagli stadi di un o dalle tappe, stadi o tappe di un acquario, sì, di un acquario marino, di una Samp. E praticamente c'è la Samp, di solito è divisa in 3 stadi, per farla breve, diciamo il principale, il modello base di Samp. Un primo stadio, che per esempio in questo caso mio è questo qui, questa è una Samp particolare fatta apposta dalla marca Blau per avere questa forma. Non mi piace particolarmente come forma di Samp, preferisco quella classica e tradizionale, quindi un acquario lungo con le varie divisioni, però comunque è abbastanza funzionale anche questa. E vi metto una foto di una Samp tradizionale in modo che potete vedere la differenza con la mia Samp. E allora, partendo da quello che è la parte, diciamo, iniziale, la prima parte è lo scarico dell'acqua che proviene dall'acquario principale. Nel primo stadio inseriremo materiale filtrante meccanico, in questo mio caso sto utilizzando per adesso del perlone. In seguito sicuramente metterò dei calzettini, li ho già ordinati, mi dovranno arrivare a breve, utilizzerò quelli per filtrare l'acqua invece del perlone, che comunque è un ottimo materiale filtrante perlomeno all'inizio per mantenere una filtrazione meccanica abbastanza effettiva. La cosa importante del perlone è che non deve essere immerso nell'acqua dell'acquario, quindi come vedete, non so se riuscite a vedere, c'è un po' di sporcizia, però a me il livello dell'acqua è più basso. Andiamo da dentro senza che mi cade il telefono nell'acqua, non riesco a far vedere. Eccoci qua. Praticamente, allora, il livello dell'acqua è lì, lo vedete? Si vede l'acqua, proprio una gocciolina d'acqua lì che scorre dal perlone che è qui in superficie. Perché? Perché se noi mettiamo il perlone nell'acqua, questo ci genera una quantità di nitrati enorme. Perché? Perché ritiene le particelle
in sospensione, che ci sono in sospensione nell'acquario marino, le ritiene appunto nel perlone e l'acqua viene filtrata e poi appunto cade, diciamo, acqua pulita. Oltre a questo perlone per la filtrazione meccanica abbiamo bisogno di questo signore qui, del signor Skimmer. Prima di parlare dello skimmer, però, queste reti che vedete qui sono delle placche che ho comprato io su AliExpress. Su AliExpress a 1,50€ l'uno, se non mi sbaglio sono di 40 cm, 30 cm, se non ricordo. Comunque potete costruirvi voi un supporto per qualsiasi cosa vi serva all'interno dell'acquario marino. Anche questo ve lo dico perché un altro iscritto me lo ha chiesto. Qua, come vedete, c'ho tantissimo materiale filtrante biologico. E qua anche qui dentro c'ho altro materiale filtrante biologico, sempre come questo qui. Adesso ne parliamo. Parliamo un attimo dello skimmer. Nella prima tappa, nel primo stadio o prima tappa dell'acquario marino va lo skimmer. Perché? Perché questo ci effettua tutta la filtrazione dell'acquario, sia di nitrati che di fosfati. Ovviamente questo lo sapete benissimo, è un esportatore appunto attraverso questa camera di reazione, dove vengono immesse particelle d'aria, aria diciamo, e acqua ad alta pressione. Effetto appunto una spuma finissima che poi arriva in superficie e viene appunto esportato tutto quello che è eccesso nell'acquario. Devo pulirlo, lo so, appena c'ho tempo lo faccio. Molti acquariofili mettono addirittura lo skimmer prima di un altro filtro meccanico, quindi utilizzano lo skimmer come prima tappa o primo stadio di una filtrazione meccanica e poi del perlone o il calzettino. È un tipo di filtrazione meccanica che anche è valida, funziona. Ovviamente io la tengo così perché la mia SAMP è disegnata in questa maniera, quindi per avere una discesa direttamente qui, per avere poi lo spazio, lo skimmer, infatti se vedete, se notate, è uno spazio abbastanza grande in orizzontale per avere i vari diciamo tutti i meccanismi o la tecnica dell'acquario marino. Quindi lo skimmer va nella prima tappa. Nella prima tappa, in questo caso non andrebbe nella prima tappa, ma io ce l'ho nella prima tappa dovuto allo spazio, al poco spazio che ho, perché questa è la seconda tappa del mio acquario marino, come vedete è minuscola, non so se si riesce a vedere, però saranno un 15 cm in orizzontale e un 25, un mio mezzo braccio, neanche, cioè dal polso in avanti, quindi saranno come massimo un 30 cm di spazio dalla in verticale, sì, in profondità. E quindi di solito questo materiale qui filtrante biologico va nella seconda tappa. Nella seconda tappa è quello che viene proprio il così proprio detto refugium, ovvero in questa seconda tappa noi possiamo avere un DSB con delle alghe, in modo da lì appunto fare un refugium per i batteri e per la microfauna. La seconda tappa di solito ci serve per abbassare il livello dei nutrienti nell'acquario marino, quindi i fosfati e i nitrati generati dall'acquario, diciamo il refugium ci aiuta a assorbirli e a pulire l'acqua appunto dai vari detriti. Io, come vedete, non ho un refugium dovuto a questioni di spazio, mi sarebbe piaciuto avere un refugium, però appunto diciamo ho trovato l'alternativa con questo materiale filtrante biologico, che è un ottimo materiale filtrante biologico secondo me. Questo nello specifico è della Marine Pure, sono delle palline della Marine Pure, sono davvero davvero effettive, sono abbastanza buone e appunto sono come delle rocce vive all'interno dell'acquario, ovviamente una volta colonizzate dai batteri. E che più? Prima tappa, seconda tappa, diciamo questa sarebbe la seconda tappa. E questo farebbe parte anche sempre della seconda tappa. Lì c'ho del Matrix, che è un materiale filtrante biologico, quello nella borsa nera è un materiale filtrante biologico che diciamo è come il Marine Pure, ovvero ci aiuta comunque con la colonia batteriana
a mantenere un buon livello di batteri nell'acquario. È molto molto poroso come come materiale filtrante, non so se riesco a far vedere, sono come delle pietre, come una pietra pomice diciamo, però ovviamente non è pietra pomice. Sotto al Matrix devo fare una sifonatura del fondo, lo so, della Samp. C'ho un altro pezzo di Marine Pure, però in questo caso è il plate, ovvero il piatto della Marine Pure, che sarebbe più o meno nello specifico quasi identico al biobrick della Brightwell Aquatics. E esiste anche un altro tipo di piatto della Marine Pure che è molto più spesso, e quello serve appunto per eliminare anche i nitriti, e Marine Pure Block dovrebbe chiamarsi, e quello sì che è quasi identico al biobrick di Brightwell Aquatics. E che più, c'ho qui diciamo una forma di filtro biologico, sì biologico no, chimico, nell'acquario. Questo è del Purigen della marca Sichem. Mi trovo abbastanza bene con lui, è un diciamo demineralizzatore d'acqua, se vogliamo dirlo in una maniera, purificatore d'acqua, ci purifica l'acqua dai eventuali tossine, come una sorta di carbone attivo, però non proprio come il carbone attivo, diciamo che sono degli ioni che si attaccano appunto a questo materiale filtrante chimico. L'ultimo stadio, poi c'è un buon casino qui, c'ho riscaldatori. Ultimo stadio, ultima tappa, riscaldatori dell'acquario marino. Come vedete sono accesi. La pompa di risalita dell'acquario marino, che poi appunto riporta l'acqua in superficie. E qui c'è anche il galleggiante. Eccolo qui, il galleggiante, che poi appunto ci dà il consenso alla pompa, dove c'è l'acqua di riposizione d'osmosi per rimettere l'acqua che evapora all'interno del nostro acquario. Diciamo che questo, in parole semplici, è una Samp. Ovviamente ci sono Samp di differenti tipi, vi metto qualche foto se ne trovo qualcuna in rete, e ovviamente tenute un po' più in ordine la mia perché c'ho un casino, però che non ho proprio tempo di mettermi ad aggiustare tutto, non c'ho una domenica libera al 100%, e vi metto qualche foto. Comunque calcolate che il ciclo di filtrazione di un acquario marino è la prima tappa, diciamo la purificazione meccanica, la filtrazione meccanica attraverso perlone, calzettino e skimmer. Poi una seconda tappa, che sono i principali, stiamo parlando dei fondamentali da avere nell'acquario marino, quindi skimmer, materiale filtrante biologico, pompa di risalita, riscaldatore e quant'altro, perché altrimenti potremmo aggiungere i reattori di calcio, i reattori di alghe, i reattori di biopellet, tutto quello che volete. Ovviamente c'è una immensa vastità di prodotti e di tecnica disponibili per l'acquario marino, però diciamo che i principali sono questi qui. Quindi una discesa sulla prima tappa per la filtrazione meccanica insieme allo skimmer, perlone o calzettino. Seconda tappa, filtrazione biologica, che può essere composta da materiale filtrante biologico, rocce vive, rocce morte, la stessa cosa, rocce stabulate anche, possiamo noi inserire anche delle rocce lì a stabulare, o refugium, fare un refugium quindi con un po' di sabbia, in verità un 15 cm di sabbia, per effettuare un DSB, un remote DSB nella Samp, più delle alghe appunto che poi vengono illuminate dall'alto per appunto cercare di far assorbire quanti più nutrienti possibili alle alghe. I nutrienti ovviamente sono i nitrati e i fosfati. E un'ultima tappa, una terza tappa, dove appunto ci saranno i riscaldatori, che riscaldano l'acqua prima che ritorni in superficie, la pompa di risalita e la pompa, di galleggiante, che ci serve per rimettere acqua d'osmosi all'interno del nostro acquario. Ovviamente gli altri accessori sono la pompa dosometrica, con appunto i vari attacchi, e un termostato digitale o analogico, quello che preferite, per quanto riguarda la temperatura. E guys, la verità è che nada más, diciamo che questo quello che di cui abbiamo bisogno nella Samp, diciamo che in questa maniera è formata la Samp. Sono di solito dai 3 ai 4 stadi,
e spero che il video vi sia stato utile come sempre, e nada más, gente, ci vediamo al prossimo video. Wow!